Palazzo delle Stelline per l'evento Trionfi in Tavola con Alessandro Mendini, che ci racconterà la sua installazione legata al cibo sacro. Perché il cibo è sacro e che cosa significa per lei la sacralità del cibo? In questa Expo, che mi sembra che tenda a valorizzare solo i grandi cuochi, i quattro stelle, pensavo di fare una piccolissima presenza. Io non faccio nulla per l'Expo, faccio solo questo. E una ostia d'oro su un pizzo storico di Cantù, una piccola presenza sacra. E come è nata l'idea? Dall'idea proprio alla progettazione, come è avvenuto il percorso? Beh, ho pensato che l'ostia è, diciamo, per definizione un cibo sacro, il corpo di Cristo, anche se io non sono cattolico praticante, però è un grandissimo simbolo di trascendenza e di spiritualità in un momento come questo, che è un momento di violenza generale del mondo, di guerre, di crisi e anche di bulimia di cibo in certe parti del mondo e di estrema gravità di carenza di cibo in altre parti, che non si riesce a risolvere come dramma. E cosa si aspetta dall'Expo? Come se lo immagina? Me la immagino scadente. Scadente. Ma non perché hanno fatto edifici o ritardi, eccetera, ma perché aveva un obiettivo e questo obiettivo, secondo me, è completamente deviato. Non si può tornare indietro, secondo lei, è già stabilito, è già deciso? Ma magari alcune situazioni, alcune ricerche, alcuni esperimenti verranno fatti, ma la strada è diversa da quella che avrebbe dovuto essere.